mi chiedeva se può registrare. Quando facciamo il quarto non guarda. Allora, sì. A noi poi può servire questo signor registro il file di questa cosa. Poi dopo magari prendiate le mail. Ok. Allora. Mettili girati. Mettili girati. No, li pubblicizzo io. A testa in giù. So io cosa dico. Vabbè, ci siamo? Vai, vedi cosa è. Ci siamo lì con te. Salutiamo tutti, poi dopo se vorrebbe andare al cinema. Se volete andare al cinema. Salutiamo. Eccoci qua. Allora. Cominciamo col fresco. Hai caldo? No. Freschino, sento. Sì. Ma non c'è quella cosa di giro in macchina? Ma in macchina sì, però qua... Ma c'è l'aria condizionata? C'era, c'era. Eh? Come c'era? C'era, stessa c'era stamattina là. Ehi su. Oh Gesù. Ah ecco, si è rotta? No, no, dai, non è... No. Sono finestre aperte qui. Cioè noi dobbiamo fare fresco all'aria di luce. Va. Allora, voi saprete che noi abbiamo ormai da un anno avviato questo giro per l'Italia cercando di chiarire un po' di... io sento un fischio. Un po' di tu che fischio. E perché è così? Perché non ti conosce. Mi conosce a me, dici, ma no. Allora, stavo dicendo questo giro, questo... Avete te vero soccorso. Organizzato dal fatto che io parlo, cerco di dare un'impostazione in generale su cosa croce, e che invece Paolo e Michele di volta in volta propongano figure e situazioni più specifiche e più particolari. Ah, pensavo che dice che ti ribaltavamo le carte in tavola. No. Io vado cercando di ribaltare le carte in tavola. E allora, è la mia speranza che si sappia del profilo. No? E quindi sotto questo profilo c'è stata una prospettazione di uno o più, non sempre riusciamo a farli tutti, non sempre ci atteniamo. Io vengo accusato di dire sempre cose diverse, poi insomma, è vero che a un certo punto, ma in realtà siccome nessuno di noi va a copione, a seconda del filologico che prende di volta in volta la situazione, effettivamente ci sono delle differenze. No? Questo ci è venuto in testa di farlo perché il tema dei Rosa Croce, che poi in realtà finisce per diventare un tema un po' più grosso, cioè la risposta alla domanda se ci sia o non stato un filone segreto, non conosciuto, di conoscenza e di organizzazione sociale, spirituale e anche pratica di persone nella storia di un certo tipo. In realtà questa tematica è una tematica che anche nel suo allargamento vive nel fatto che il 90% della divulgazione, tra virgolette, ufficiale nega addirittura che siano mai esistiti i Rosa Croce. Non persone umili come possiamo essere noi, Umberto Eco o Arnold, storici abbastanza illustri. Uno storico che io stimo,
come Federico Chabot negò l'esistenza dei Rosa Croce. Altri la negarono un po' meno, glissarono un po', per esempio Fernando Rodello, che in un suo libro si tiene un po' in bilico, no? Gli italiani negano tutti, o Di Freddi, Eco, cioè quelli che vendono i libri, che sono bravi, che non sono come me, che tutti quanti dicono che i Rosa Croce non sono esistiti. Hanno parlato generalmente dei Rosa Croce come una leggenda che aveva le parvenze di una verità. Una leggenda a cui la gente voleva credere. Chi credeva nei Rosa Croce per loro ci credeva perché ci voleva credere. Sapete, io trovo nella scienza ufficiale delle coordinate che si ripetono, no? Se tu vai da uno che sta morendo di cancro e che le ha provate tutte, cioè il soggetto tipico che hanno utilizzato per sperimentare la cura di Bella, cioè perché la cura di Bella doveva essere sperimentata su gente che per loro non aveva speranze di sopravvivere, mentre tutte le altre cure, la sperimentazione è su gente che aveva speranza di sopravvivere. Si chiama testazione residuale, cioè si testa sui residui, no? E sotto questo profilo la scienza ufficiale fa per il Rosa Croce la stessa cosa che fa sul campo della medicina, nel campo di tante teorie, no? Dice: voi ci credete perché ci volete credere, e siccome ci volete credere, per voi è vero, no? Va tutto bene, io per carità, io accetto tutti i discorsi. Poi dopo, siccome sono un essere pragmatico, mi attengo ai fatti. E i fatti quali sono? Uno, che questi signori parlano di Rosa Croce senza tenere presente che se veramente sono esistiti, i Rosa Croce non è che spuntano come un fungo porcino sotto un pioppo. Non è così. Perché i Rosa Croce condividono un certo linguaggio, un certo patrimonio simbolico con realtà e entità che li hanno preceduti. Che tu puoi negare quelle realtà e entità, ma quando vedi sulla faccia della terra, in momenti storici diversi, comunità di persone, dove si ripetono determinati schemi, e tu a quello una spiegazione me la devi dare. Non puoi dire una spiegazione: mi piaceva, ci hanno creduto ed è vero. Innanzitutto non puoi negare che ci sia un trend unione che cavalca i secoli, peraltro. Secondo di tutto non puoi non considerare nella sua totalità questo linguaggio e nella sua genesi e nel suo dispiegamento. E invece no, dice: vabbè, uno alla fine del 1500, fine del 1600, ha visto a un certo punto delle cose che gli piacevano, ha detto: che figata, no? E questa non è una teoria, è una teoria dove la scienza smette di essere scienza, che la scienza dovrebbe essere la volontà di spiegare oltre ogni limite, oltre ogni dogma, oltre ogni sé. Il vero scienziato non si pone il problema per quello che dice lui, si pone il problema di quello che si può confrontare con tutte le altre possibilità che esistono in quel momento. Sapete, l'autore di Sherlock Holmes si chiamava Conan Doyle ed era una somma anche un po' esoterista hard, cioè era un personaggio che studiava esoterismo, i racconti di Conan Doyle, quelli che non fanno parte del filone Sherlock Holmes giallistico, sono racconti importanti. E Conan Doyle diceva, per dire a Sherlock Holmes, una frase straordinaria che riecheggia un po' il rasoio di Occam, ma in realtà lo completa,
nella sua vernatura, perché Sherlock Holmes dice al dottor Watson, che ovviamente fa sempre la figura dell'allocco, e gli dice: sai, tra tutte, tu devi prima elencare tutte le possibili spiegazioni, e tra tutte quelle possibili spiegazioni quella più semplice sarà sicuramente quella giusta. In realtà in quel momento Sherlock Holmes lo sta prendendo per il culo Watson, perché proprio quel giallo, che è lo studio in rosso, è quello che si risolve con la spiegazione più complessa. Sapete, i massoni le fanno questi giochi un po' perversi, diciamo, no? Dovrei dire li facciamo, ma io li faccio un po' meno, non perché non sono massoni. E allora in realtà il problema non è scegliere la spiegazione più semplice o scegliere quella più complicata, e non è neanche trovarla la spiegazione. L'importante è partire guardandole tutte. Non ne devi scartare a priori nessuna. Scartare dopo, non prima. È tutto lì il problema. Poi non è fondamentale risolvere o non risolvere il problema, ma prima lo devi dispiegare tutto, lo devi allargare il ventaglio per capire cosa raffigura. Sapete che i ventagli in Andalusia erano un modo per scambiarsi dei messaggi, erano un modo per scrivere delle storie, esattamente come i tappeti in Iran. Non è che si scrive in un modo solo. I Rosa Croce hanno inventato 4-5 modi di scrivere. Uno dei probabilmente fondatori o punti anticipati di Rosa Croce, che si chiamava Giovanni Tritegno, abate di Spannai, scrive il suo libro più famoso, mettendoci tutto un insieme di significati, ma il suo libro più famoso si chiama Steganografia. Steganografia viene dal greco, steganos grafos, scrittura segreta, scrittura nascosta. Ed è tutta una specie di corso su quanti modi ci sono di scrivere per farsi capire solo da chi si vuole farsi capire. Si chiama scrittura indirizzata. Io posso scrivere una cosa per farmi capire da tutti voi. Posso scrivere qualcosa per farmi capire solo da uno di voi, che ci sia un significato che solo uno o qualcuno di voi può capire. Queste tecniche le mette Tritegno nel suo libro Steganografia. Come scrivere una lettera al re, come interpretare una lettera scritta da un re, come interpretare alcuni pezzi delle Sacre Scritture, come sono state scritte. È un libro straordinario, meraviglioso, che vi dà delle chiavi e delle possibilità incredibili, e che è stato letto da tutti i grandi ricercatori che si sono succeduti. Tritemi era un personaggio che era in corrispondenza con tutti i grandi ricercatori del suo tempo: Cornelio Agrippa, Hildegard von Bingen, Tommaso Campanella, che fa un carteggio di 20 anni con Tritemi. Tritemio era il personaggio più volte citato da Giordano Bruno, cioè è un personaggio fondamentale. Tritemio è il personaggio che cita Simon Studion quando scrive la geometria nel frontespizio, dove dice che i cavalieri crocesignati, che sono brevissimi antecedenti di Rosa Croce, le Rosa Croce vengono riorganizzate da Giordano Bruno a Ulmo nel 1589, poi Giordano Bruno va a farsi ammazzare perché sennò li acchiappano tutti, e Simon Studion, anticipando i manifesti ufficiali, scrive la geometria parlando della fondazione dei cavalieri crucesignati. Poi i cavalieri crucesignati erano la Rosa Croce, cioè quelli segnati con la croce. Ed era anche una certa allusione a una discendenza, a una comune discendenza templare.
Tritemio parla di come scrivere. Perché? Perché Rosa Croce in che cosa modificano profondamente la società del Seicento quando emergono, quando invece di essere oggetto di pochi ricercatori che si scrivono tra di loro in segreto, senza che nessuno sa niente, diventa un problema nel Seicento mondiale. La Chiesa Cattolica fa tre chiarimenti su Rosa Croce, minacciando le scomuniche. Rosa Croce mettono d'accordo tutti, mettono d'accordo protestanti e cattolici, che mentre fanno la guerra dei trent'anni sono d'accordo sul cercare di perseguitare Rosa Croce, mentre si combattono nella guerra dei trent'anni, però nonostante tra i Rosa Croce ci sia stato un rifondatore del protestantesimo, che era Jacob Andreae, nonno di quel Johann Valentin Andreae che scriverà Le nozze chimiche di Christian Rosenkranz, nonché i manifesti, cioè la Confessio Fraternitatis e la Fama Fraternitatis. Ora, Simo Studio non parla di Tritemio, cita Tritemio perché? Perché Tritemio è quello che ai Rosa Croce gli dà i codici. Tutti i Rosa Croce seguono i codici della stenografia. Per interpretare gli scritti dei Rosa Croce, da Jacopo a Comelio, a Paracelso, per interpretarli al 100%, non all'80%, al 60%, al 40%, bisogna aver letto la stenografia. Perché la stenografia è la costruzione del linguaggio dei Rosa Croce. Una costruzione quasi cabalistica. Poi Tritemio era uno studioso di Kabbalah. E voi sapete che la Kabbalah è una costruzione di linguaggio. Non è quella roba magico-esoterica che vi voglio far credere. La Kabbalah è solo la costruzione di un linguaggio. Perché il vero esoterismo è la costruzione del linguaggio. Ma voi credete davvero che il problema sia intuire, pensare? Il problema è comunicare. Ognuno di noi ha delle cose della Madonna dentro. Il problema è che mancano i codici. Manca la possibilità di dare a queste cose della Madonna che abbiamo dentro un riverbero, una traduzione. Manca tradurle. Tradurre significa portare, tradere. Portare fuori. Qual è la differenza? Che prima dei Rosa Croce questa ricerca di portare fuori la ricchezza che ogni essere umano ha dentro. Perché guardate, guardatevi bene, voi se rimettete in moto il cervello tra centri commerciali, cose, pubblicità, ma se rimettete in moto il cervello, voi la bellezza la riconoscete. Non è vero, vi hanno fatto pensare di far parte di un popolo di ignoranti, di gente insensibile, no, vi hanno solo fottuto il tempo di pensare, perché se voi vi perdete il tempo di fermarvi, ognuno di voi la bellezza la sente, poi non la sa esprimere, perché gli mancano gli strumenti, se è una persona che non si è dedicata a quello. Ma la bellezza la sentite, e allora io vi chiedo, perché la sentite? La sentite perché l'avete dentro. La sentite perché ce l'avete, la riconoscete, perché c'è dentro di voi. Non perché non c'è e qualcuno ve la fa scoprire. Allora, facendo questo capovolgimento di paradigma, capovolgendo le cose, voi scoprite non che potete attrarre qualunque cosa carina nella vita, scoprite di avere la bellezza dentro di voi. E mica una scoperta da poco. E dal 600 in poi Rosa Croce cosa fanno? Portano fuori i codici della bellezza, perché sappiate
perché, come a suo tempo ha detto Platone, e avrebbe detto anche Aristotele se non fosse stato roso dall'invidia e dalla gelosia per Platone e non avesse deciso di andargli contro a tutti i costi, perché Aristotele odiava Platone, perché Platone aveva eletto responsabile dell'Accademia suo figlio, nonno Aristotele, che ambiva, e da quel momento Aristotele ha cominciato a diffamare Platone a ogni livello. Ma come sapeva bene anche Aristotele, tant'è vero che quando Aristotele scrive l'Estetica, che non ha ancora maturato questo ruolo di Platone, conferma la teoria di Platone che non c'è etica senza estetica. Cioè, prima viene la bellezza, e se ognuno di noi si emoziona per la bellezza, cose brutte non le fa. Non ne fa. Ne fa nel momento in cui si allontana da questa consapevolezza. È molto zoroastrico il concetto, no? Quando voi leggete lo Zen d'Avesta scoprite che il male non esiste, esiste la distanza dal bene. Il buio non esiste, esiste la distanza dalla luce. È un problema solo spazio-temporale. Il male è una distorsione spazio-temporale. Non è una cosa vera. Non esiste Satana. Sì, poi potete fare quello che volete, ma non esiste, è una distorsione. È una distorsione che ognuno di noi può correggere se investe il suo tempo, la sua energia, la sua persona su questa correzione, senza farsi distrarre da tutte le contorsioni del pensiero magico immaginabile. E perché nel 600 i Rosa Croce si mettono in prima linea, in vista, escono la Fama Fraternitatis, cose che non erano mai uscite prima, la Confessio Fraternitatis, le nozze chimiche di Christian Rosenkreis, e cominciano a pubblicare libri. Aveva già cominciato Giordano Bruno, perché i libri di Cornelio Agrippa non erano pubblicati. I libri di Tritemio giravano tra pochi intimi. E invece i vari Robert Flood, Michele Mayer, John Dee cominciano a pubblicare libri che divulgano, non facilissimi da capire, perché poi ognuno ci deve mettere del suo, no? Non è che uno si può dire, se io voglio insegnarti a mangiare bene posso cucinare per te, ma se io voglio insegnarti a cucinare devi cucinare tu. Non so se mi spiego. Un conto è il cliente di un ristorante, un conto è un allievo cuoco. E siccome la cultura e la costruzione dei Rosa Croce esige, ha necessità degli allievi cuoco, non dei clienti del ristorante, quello è il consumismo di chi deve fare commercio. Chi invece vuole diffondere un linguaggio, un modus, uno schema, ha bisogno di persone che vogliono imparare a cucinare, non a mangiare. E quindi il 600 è una tempesta di pubblicazioni, quasi tutte tramite due editori. Un editore tedesco che si trova a Kassel, non mi chiedete il nome perché non riesco a pronunziarlo neanche se l'ho letto 7 milioni di volte, è un editore italiano che si chiama Aldo Manuzio di Venezia, il quale per prima cosa si fabbrica un sigillo con la tecnica dei Rosa Croce. Com'è che i Rosa Croce fabbricano sigilli? Fabbricano sigilli secondo il principio della specularità, cioè i Rosa Croce credono nel simbolo dello specchio. E quindi la tecnica tipica è mettere due simboli sovrapposti. Provate a pensare, quanti ne conoscete di simboli sovrapposti? Manuzio mette un delfino,
pare un delfino o un'anfora, una cosa del genere. Poi c'era il cosiddetto pristina lente, affrettati lentamente, che era un simbolo così cruciale, ed era simboleggiato o da un granchio e una mela, che significava la lentezza, il granchio doveva addirittura camminare indietro, e la mela, no? O dalla tartaruga con la lepre, o una serie di simboli. Manzoni lo riprende, no? Non scrive adelante con giudizio da qualche parte sui promessi sposi. Era un motto del nobile spagnolo, adelante Pedro con giudizio, che significa affretta direttamente, che è la specularità dei Rosa Croce. In latino si chiama pristina lente, migliaia di quadri, di allegorie, voi non avete idea del 600 su questo tema, cosa non si è scritto. Che poi è la stessa specularità di Manuzio, perché il delfino e l'anfora cosa sono? Dove si muove? Dentro cosa si muove il delfino? Ma dentro l'acqua, e l'acqua è il simbolo della stabilità. Alcuni papi dicevano hic manebo optime, no? Che è sempre un senso di specularità, no? Quindi che cosa significa? Che sovrapponevano i simboli. Squadra e compasso, falce e martello. Capite che il linguaggio poi cammina, no? Che è il linguaggio della specularità, cioè della complementarità, cioè della consapevolezza dell'essere umano di dover procedere sempre confrontandosi specularmente. Io e lo specchio. Io e te, io e voi, non perché io sono il centro e voi siete la periferia, ma perché siamo complementari. Più siamo complementari, più questa cosa funziona. Più scopriamo come aderiamo, le aderenze, le tesserine del puzzle, come si possono adattare perfettamente, più noi funzioniamo. Meno siamo complementari, meno noi funzioniamo. Non c'è quindi un egocentrismo, c'è una complementarità, nel senso che l'ego non è una cosa sola, l'ego sono io, ma sono anche il contrario di io. L'ego è la mia immagine, ma è anche quella riflessa nello specchio, che non è il sé, come dice Jung, è sono io come mi vedete voi, mentre poi ci sono io come mi vedo io. Ci sono persone che litigano davanti allo specchio, no? Oh no. Io avevo un amico che era un grande avvocato, si chiamava Peppino Pesco, era il presidente degli avvocati di Milano, nonché vicepresidente dell'Inter, il quale per 20 anni ebbe la diplomazia e la capacità di fare il presidente dell'associazione esercenti e il presidente dell'associazione consumatori. Quindi era uno che litigava davanti allo specchio, perché... diceva perché hai messo i prezzi così alti? Io non lo so, sei tu uno stronzo, cioè doveva litigare per forza così, perché il presidente dei commercianti, presidente dei consumatori, qualche conflitto ci poteva essere, ma lui era talmente diplomatico che riusciva a scavalcare. Sì, ma leggero era un conflitto, mica una cosa è proprio irrilevante. Sai che non c'è stata una protesta? Ah, immagino. Vuol dire che nessuno è rimasto deluso. Ah, sicuramente. Io capisco che non c'era il clima di complottismo che c'è adesso, ma ti posso garantire che se qualcuno fosse rimasto fottuto da qualche parte, una lettera a un giornale, un urlo, una protesta, un graffio sulla macchina, uno specchietto rotto, un dispetto, gliel'avrebbero fatto, cazzo. Sai, guarda, Gelli era uno che, insomma, ha avuto il suo ruolo. Però ogni giorno qualcuno che gli cagava davanti alla porta lo trovava. Cioè, capito? Voglio dire, è vero che il potere non si elimina, ma i segnali che il potere è mal digerito o si è reso indigesto, e li trovate. A Roma c'era la statua di Pasquino, cazzo, o no? E qualcuno ce le appendeva le poesie lì. Ci hanno messo fino anche le guardie.
Solo che i romani sono bravi e non si capisce perché con tutte le guardie trovavano la cosa. Molte guardie sono state mandate a Gaeta, perché dice, ma loro dove eri? Evidentemente c'era qualcuno che lasciava dei fiaschi di vino nelle cose e le guardie. Però voglio dire, il segnale, non dico, cioè il potere fa quello che vuole, però ci se ne accorge quando il potere è indigesto. Qualche segnale lo vedi, Prisco. Non lo sapevate neanche voi che per 20 anni aveva fatto quel mestiere lì. Perché ci sono persone che hanno la capacità di rendersi leggeri, invisibili. Ci sono persone che hanno la capacità di non stare sulle palle alle persone. Io non ce l'ho, non lo dico più. Ma ci sono persone che ce l'hanno, io li invidio molto. Li invidio moltissimo. Ci sono persone che hanno la capacità di gestire il potere, diciamolo anche chiaramente, in maniera da fare meno guai possibili, per quanto meno guai possa fare il potere. Prisco, un decreto dove porti i vaccini a 12, non l'avrebbe mai fatto. Cioè i politici che capiscono i loro limiti, queste cose non le fanno. Craxi, Berlusconi si era fottuto la moda d'oro. Quindi era proprietario dell'Espresso, di Repubblica, del giornale, delle televisioni, era il padrone di tutto. Voi non conoscete Berlusconi. Qualcuno gli disse nell'orecchio a Berlusconi, guarda che qualcosa devi mollare. E da quell'orecchio non ci hanno sentito. Ci sono stati due personaggi che l'hanno fatto sentire da quell'orecchio, perché Berlusconi si teneva tutto. Se era per lui non l'avrebbe mollato l'Espresso. Se li teneva, anche per come gli avevano rotto i coglioni fino a quel momento, ma comunque se li teneva. Ci sono stati due personaggi in Italia che hanno alzato il telefono e hanno detto, amico, c'è un limite, e questi due personaggi sono stati Craxi e Andreotti. Solo che Craxi ha cercato di convincerlo con la forza e non ci è riuscito, e hanno litigato e non ci sono parlati. Si sono tornati a parlare dopo che Craxi era già all'armamento. Pensate che Craxi è andato al matrimonio di Berlusconi con la First Lady, con l'onorante, come cazzo si chiama, Veronica Lario, no? Che in realtà si chiama Miriam Bartolini, se non vado errato. Miriam Bartolini, delle parti vostre. È andato testimone al matrimonio di Berlusconi, ma non si parlavano. L'ha chiesto Veronica ad Anna Craxi e Bettino, quando gli chiedeva qualcosa alla moglie, un po' per degli scheletri nell'armadio, un po' per un insieme di motivi, non diceva mai niente. E non sono parlati 4 anni. Andreotti, che era più figlio di puttana di Craxi, chiaramente. Tant'è vero che è morto a casa sua, cioè quello di Craxi no. Andreotti, che era più figlio di puttana, che cosa ha fatto? Gliel'ha detto e poi gli ha messo tra le palle Ciarrapico. E Ciarrapico gli ha risolto il problema. Gli ha fatto mollare Repubblica e Espresso a De Benedetti. De Benedetti non è stato grato di tutto questo, devo dire. Non ha avuto gratitudine. Per quello si poteva davvero tenere tutto, però questa è un'altra pagina. Uno le cose giuste non le fa per la gratitudine altrui, le fa se sono giuste. Era inimmaginabile che Berlusconi si tenesse oltretutto quello che già aveva anche Espresso Repubblica, perché aveva già Panorama, c'era Panorama pure, che non erano quei ridicoli opuscoletti che giravano adesso. Era un giornale che in edicola andavano con 600-700 mila copie, Repubblica andava per 900 mila copie, era 100 mila copie dal Corriere della Sera. Quindi, voglio dire, attenzione, perché c'è gente che è consapevole che se rispetta un certo limite del potere non si trova la macchina bruciata. Cioè, c'è una gestione, e voi mi direte, ma questa gestione rende il potere etico? No, non sto facendo un ragionamento etico, sto facendo un ragionamento pratico.
chi gestisce il potere dovrebbe sapere che per quanto questo potere possa essere enorme, incredibile, assoluto, eccetera, eccetera, c'ha dei limiti. E sapete perché? Perché la legge del pensiero magico, cioè del potere, è che siamo tutti vittime. Anche chi pensa di essere carnefice non lo è fino in fondo. Cioè Trump è potente, no? Ma quanto si gli stanno rompendo i coglioni? Che sia potentissimo, quanto gli puoi rompere le palle? Tutto quello che vuoi. A noi ci hanno descritto personaggi potentissimi, però se li sono regolati in 5 minuti, quindi erano potentissimi. Era così potente Craxi quando è venuto, quando secondo la loro vulgata è venuto un contadino molisano che non sapeva mettere due parole in croce e gli ha fatto un culo così. E dov'è tutto questo potere? Dov'è tutto questo potere? Se ci fosse tutto questo potere. Ma chi è sto contadino molisano? Adesso devono pensare? Come l'hanno descritto i media di Pietro? Scusate, non mi ricordavo. No, abbiate pazienza, allora io capisco che tu, insomma, ogni tanto hai delle assenze. Come l'hanno descritto? Beh, che non è proprio un contadino, insomma. Parla come un contadino. Non però. Solo non lo è, non solo non lo è, ma ti dico anche che è una creatura piena dei servizi segreti. Sì, sì. Ma so. Voglio dire, ma la gestione di questa cosa come è stata fatta? Che cos'era Di Pietro se non un Davide contro Golia con la sua fionda? Scusate. Apparentemente. Ho capito, ma ragazzi. Non è la realtà di fatto. Ragazzi, Tritemio non lo studiamo solo io segreto. Lo studiano anche i servizi segreti. Cioè, quando tu devi studiare come crittografare la realtà, come renderla contemporaneamente aperta in una redazione criptica in un'altra, tu ti studi quel tipo di linguaggio lì. Ti studi quelle robe là. Ti studi questo tipo di sapere. Sapere che è rimasto nascosto per secoli. E poi a un certo punto hanno iniziato a uscire le cose. Molte persone vengono da me e mi dicono, ma tu come fai a sapere tutte queste cose su Cosa Croce? Ho la malizia interiore di pensare che magari io sia dentro chissà quale. Io ho detto, io posso dire queste cose della Croce, perché da 600 in poi queste hanno detto tutto. Se uno ci mette un po' di tempo, un po' di fatica, un po' di sale, di muscolo cerebrale che esercita, questi hanno detto tutto quello che devono dire, hanno detto il testo della Bibbia da cui derivano, che con cui è descritta una loro origine, che è il 49 della Genesi. C'è un signore che si chiama Leone Giuda l'ebreo, e che poi vai a scoprire che è il figlio di uno dei capi di Cosa Croce del 400, del 500, che si chiamava Isaac Abrabane. La famiglia degli Abrabane è la famiglia giudaica più potente degli ebrei, ancora oggi. Gli Abrabane, lui era ministro del tesoro del Portogallo, quando il Portogallo era il posto ricco. Poi, siccome ebreo, Isabella d'Aragona gli dice padre. E lui dove viene? A Venezia. E viene a Venezia, si stabilisce a Venezia nel quinquennio in cui a Venezia ci sono Leonardo, Giorgione, Fra Luca Pacioli, tutto un conglomerato di persone, Francesco Colonna, l'autore dell'Ipnerotomachia Polifoni, che è il testo più enigmatico di Cosa Croce, e tu li trovi tutti assieme lì. Venezia non era Copenaghen, cioè non era New York, non era Calcutta. Se tu trovi 10 persone a Venezia contemporaneamente, nello stesso periodo, qualche domanda te la devi fare, perché non è che tu stiamo parlando di città. Quanti abitanti poteva avere Venezia? Tra l'altro questi qui quando arrivavano erano tutti ospiti della stessa famiglia, i Bragadin, i Vendramin, e tutte queste famiglie qui che costituivano, che tu trovi ricorrenti, perché poi Bragadin, uno dei Bragadin, diventa colui che protegge tutta la vita Giacomo Casanova,
anzi si alimenta la leggenda che Casanova fosse un figlio napoletano. Quindi voi trovate tutta una serie di concatenazioni, di cose strane, che poi è difficile non mettere assieme. Se vai a cercare da capire chi erano gli Aquino, residenti a Malta, che poi sono quelli che però proteggono Cagliostro tutta la vita, nella sua identità vera, non in quella farlocca di Giuseppe Pazzo, no? E poi scopri che Cagliostro si difende davanti al Tribunale di Londra dicendo che lui troverà vera giustizia quando la rosa rifiorirà sulla croce. Qualche domanda te la fa, tu puoi darti la risposta di Arno, di Eco, dire vabbè, era bello, ci credevano, quindi la citavano. Tutti con lo stesso linguaggio, con gli stessi simboli, con le stesse citazioni. Quando Leone l'ebreo cita il 49 della Genesi, che parla della Radix Davidis, cioè della stirpe di Giuda, e lui, che non si chiama Leone l'ebreo, ma si chiama Brabane, e sceglie di chiamarsi Leone alias Giuda l'ebreo, e perché lo fa? E quando voi vi accorgete che nel rituale del rito scozzese del 18° grado c'è un catechismo, probabilmente derivante dai Rosa Croce che poi hanno alimentato la massoneria dal 1650 in poi, e tu devi chiedere al principe di Rosa Croce, 18° grado del rito scozzese, come ti chiami? E lui deve dire Emmanuel. Da dove vieni? Da Giuda. Qualche domanda te la fai, perché da Giuda? Perché evidentemente esiste uno schema complessivo di questa cosa, che parte da lì, probabilmente prima da lì, ma io non ho documenti per ricollegarmi, io l'unica cosa che ho da ricollegarmi è il 49 della Genesi. Prima si può parlare della decima che Abramo da Melchizedek, si può parlare di tante cose, però sono tutte un po' appiccicate lì. La cosa certa è che nel corridoio della Genesi c'è una designazione di un popolo eletto, che non sono gli ebrei che oggi dicono di essere il popolo eletto, perché le tribù ebraiche non sono quelle che adesso gli ebrei, nelle quali adesso gli ebrei riconoscono le loro origini. A parte che 11 si perdono, ma la tribù di Giuda, la discendenza davidica, la Radix Davidis, non sono gli giudei attuali, perché intanto si sono mischiate le cose. Innanzitutto 11 tribù sono sparite: Efraim, Ruben, Levi, Beniamino, dove sei? Sì, Gioacchino da Fiore dice che Beniamino si è fuso con Giuda, ma gli altri 10? Dove sono? Tutti quelli che si chiamano Levi ebrei non sono leviti, sono giudei. Le distinzioni avvenute all'interno degli ebrei non sono più distinzioni di tribù, sono distinzioni di dove sono scappati. Gli Ashkenaziti si chiamano così perché sono scappati in un posto, gli Chasidisti sono così perché sono scappati in un altro posto, eccetera, eccetera. Non perché vengono da quella tribù lì, ma in realtà il grande chiarimento dei Rosa Croce, che è talmente grande che Gioacchino da Fiore pone una soglia precisa, per cui dice, parla della Radix Davidis come non di elezione ab origine, ma come di elezione da scopo. Dice che è popolo eletto chi si manifesta essere Radix Davidis, perché si comporta come Davide. Non perché viene da lì. Lo capite che pone una regola diversa? Allora, questa regola diversa, che poi in realtà è la regola delle origini, perché Giacobbe in quel passo lì parla di funzioni. Tanto è vero che quelle 12 tribù, se voi ci pensate, non sono neanche tutte semite, perché la tribù di Dan, se tanto mi dà tanto, non è semita.
la tribù di Neftali, che erano rossi di capelli, non sono semiti. La tribù di Dan erano biondi, probabilmente erano ariani. La tribù di Ruben erano rossi. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcosa di più complicato. Poi io mi piglio da tutti, perché poi quelli che dicono che gli ebrei ne sono morti 4-5 ad Auschwitz mi sparano addosso perché dicono che sono degli idioti. Ma anche quelli sionisti che dicono che loro hanno un diritto su Gerusalemme mi sparano addosso. Perché se uno si studia la storia scopre che il diritto su Gerusalemme non c'è. Perché loro sono sempre stati in guerra con i palestinesi lì. C'erano sia i palestinesi che loro, che altri popoli. Tant'è vero che la Bibbia è una storia di guerre, dove loro si autodecidono, di, secondo una versione sacerdotale, di essere un popolo che ha diritto, e secondo il vecchio paradigma di Salma Sardi, terra, guerra, religione. Anzi, terra, religione, guerra. Il dominio. Anche loro sono vittime di questo. Perché non è vero che loro hanno diritto su quella terra. Uno, perché nessuno ha diritto su nessuna terra. Tanto per cominciare. Ma tanto per finire, non è vero. Voi pensate che per probabilmente 5.000 anni gli ebrei sono in guerra per tenersela quella terra, continua. Anche all'interno, perché poi all'interno dei giudei c'erano i galilei, c'erano quelli di Magdala, c'erano quelli di Betania, che erano in guerra tra di loro. Quindi pensate voi un attimo se c'è qualcuno che può rivendicare quella terra, senza considerare che dall'80 dopo Cristo loro su quella terra non ci sono stati un cazzo, perché c'è stata la diaspora. Quindi di che stiamo parlando? Allora, uno può, probabilmente in un mondo civile uno potrebbe porre contemporaneamente le due problematiche. Uno, che noi come cultura europea occidentale abbiamo una responsabilità enorme nei confronti degli ebrei, anche in complicità con alcuni di loro, per carità, però del popolo noi la responsabilità l'abbiamo. Certo che ci sono stati i Krupps, i von Opel, eccetera eccetera, compagnia cantante, che ci hanno inzuppato il pane, ma lo avrebbero fatto anche se si fosse trattato di un'altra razza, perché all'interno di ognuna razza ci sono i lestofanti che approfittano. Ma rimane il fatto che c'è una responsabilità culturale. Fin dai primi del Novecento si diffondono gli scritti di Gobineau che descrivono popoli superiori e popoli inferiori. E noi questa cultura non l'abbiamo combattuta. Non l'abbiamo combattuta. Come non l'hanno combattuta gli americani. Ma almeno gli americani, non essendo un popolo unico, ma essendo un assemblamento di galeotti, poteva avere una logica quella roba, no? Là ci hanno messo, ci hanno mandato i residui delle galere britanniche, olandesi, tedesche, francesi, anche italiane, e voglio dire, va bene. Benché tutti quelli che assimilano lo sterminio degli indiani con lo sterminio degli ebrei non tengono conto del lato culturale, perché gli americani non hanno fatto quello sterminio con un presupposto ideologico culturale, l'hanno fatto perché gli volevano fottere la terra, i bisonti, le valli, come l'hanno fatto tutti i popoli nella storia, colpevolmente, dovendosene assumere le responsabilità, ma l'hanno fatto. E là c'era una costruzione dottrinale per cui andava eliminata una razza perché è impura rispetto a tutte le altre razze. E questo è il motivo per il quale là ne sono morti milioni e là invece poi alla fine hanno costruito riserve, cose, eccetera, eccetera. Adesso è in sviluppo mondiale. È in sviluppo demografico, da circa 5 anni. Quindi voglio dire, la vita ti riserva delle sorprese, no?
magari tra qualche anno mi spaccano il culo Trump, cioè voglio dire, ma voglio dire, perché i presupposti erano diversi. Lì c'era un signore che scriveva: finché noi siamo vivi, questi devono morire. Ma non si è mai visto un americano, un cowboy, che dice: finché c'è uno di loro vivo. No. Ci sono state, anzi, frequenti contaminazioni che poi hanno portato a una cultura contaminata. Talmente contaminata che il maggior musicista della storia del rock americano, che si chiama Jimi Hendrix, era un mezzo sangue indiano. O no? Non era mezzo indiano e mezzo afroamericano. Mi pare che il padre fosse Sioux, una cosa del genere. Quindi voglio dire, non è. È diverso. Tornando al linguaggio, perché lo so, 4-4, sì, alle 4 chiude. Adesso facciamo qualche domanda. Tornando a questo discorso, questa premessa generale, domani entrerò più nel merito dei simboli, della filosofia, delle origini spirituali, eccetera, eccetera. Ho voluto spiegarvi questo equivoco culturale che c'è, dove sembra che ci sia stato un congruo numero di persone che per tutta la sua vita, le sue opere, ha avuto come missione quello di negare che ci sia stato una linea di pensiero, ma anche di comunità organizzata, e domani vi darò le prove di questo, che avesse queste caratteristiche. E che è arrivata fin quasi ai giorni nostri, perché il Rosa Croce come organizzazione minimale, ovviamente essendo antistrutturali, il tipo di struttura che si erano dati era assolutamente minimale. Non avevano commesso errori ricorrenti nel campo della spiritualità, come quello di Osho, che è finito vittima della sua struttura, nella incapacità anche di scioglierla. Dello stesso Steiner, che è finito vittima della sua struttura. Steiner è stato avvelenato dai suoi, da quelli che avevano emarginato Pelikan, che avevano due volte cercato di ammazzarlo. Steiner è sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento. Finché c'è stato Pelikan, che era un medico straordinario, che gli salvava la vita, è rimasto lì. Quando non c'è stato più. Quindi voglio dirvi, la struttura dei Rosa Croce invece era minimale, perché sapevano che le strutture poi tendono a difendere se stesse sopra gli interessi degli individui e sopra lo scopo per cui sono nate, e in questa consapevolezza loro avevano mantenuto questa struttura di cui domani vi parlerò. Ma ripeto, negare questa cosa in maniera così cieca, così contorta, negare che quando Cartesio scrive un libro, La Vedica e la Rosa Croce di Germania, firmandolo con un nome simbolico rosicruciano, che è Polibio Cosmopolitano, che è un nome che ha un significato particolare, perché esprimeva le due caratteristiche del Polibio, è un nome che deriva dal greco. Polibio in greco è la vita di una comunità, bios polis. Polibio è l'anima di una comunità di esseri umani. Cosmopolitano è il fatto che fosse cittadino del cosmo e non cittadino di questa o di quest'altra o di quest'altra città. Non è un nome scelto a caso, anche perché Cartesio credo che nella sua vita cose fatte a caso ne potete trovare veramente poche. No? Lui si firma questo libro che si chiama De Salus Matematica, Polibio Cosmopolitano, e lo dedica ai Rosa Croce di Germania, che tanto gli hanno insegnato. Poi qualcuno gli fischia l'orecchio. Dovete sapere che Cartesio per tutta la sua vita ha tenuto corrispondenza con un'anima nera dei gesuiti. Adesso non mi viene il nome. Marie Marcel. Ecco, ha tenuto per tutta la sua vita questa corrispondenza con questo tipo, col quale si è scambiato anche dei messaggini paralleli, simpatici.
sempre in stile Tritemio, no? Ma si è scritto delle cose. Evidentemente questo qui, che comunque gli voleva bene, non voleva avere l'ordine di ammazzarlo, quando lui ha firmato con le Rose Rosse, dice, ma in qualche modo deve avergli scritto, anzi io l'ho individuato, non essendo mica scritto in base alla tempistica. E gli ho mandato una letterina dove gli ha detto, stai attento a quello che dici, perché le Rose Croce sono una cosa... E subito Cartesio ha fatto la comunicazione in un altro suo scrittura un anno dopo, dove dice che lui li aveva cercati dappertutto, le Rose Croce non li aveva mai trovati. Tenete presente che Rosa Croce, che Cartesio era stato per un anno malato, perché lui era con l'esercito tedesco nella guerra, poi si è ammalato, perché era cagionevole, è stato per un anno nel verminaio dei Rosa Croce, che era la Turingia, Tubinga, Ulm, eccetera. Lui è stato nel posto dove è andato Giordano Bruno a riunirli nel 1589, dove c'era l'università di Tubinga. Quindi pensare, non li ha trovati. Cioè lui è andato a Tubinga e non ha trovato Johann Valentin Adriano. È andato a 30 km da Urach ma non ha sentito parlare di Simo Studio. In realtà la lettera di Mersenne aveva funzionato, no? È difficile pensare che altri personaggi non fossero stati in questo ordine. Tenendo presente poi che alla fine che fanno molti personaggi, che vengono ammazzati, Cartesio è stato avvelenato. È stato avvelenato perché era convinto di essere al sicuro alla corte di Cristina II di Svezia. Cristina II di Svezia è colei che ha fatto costruire quella famosa porta alchemica di Roma, tanto per farvi un esempio, per farvi capire da dove viene, no? Non so se era quella che ha descritto Kremers così bene, la porta, l'ha fatta costruire Cristina di Svezia. O meglio, ha progettato questa costruzione in comunità con un nobile romano che non si è mai capito chi è, che è il marchese di Santinelli, nobile di Crassellane, che ha scritto dei poemi alchemici, ha vissuto a Roma, ma nessuno sa chi fosse. Molti hanno pensato che fosse addirittura Cristina Svezia, la quale poi se ne torna in Svezia perché diventa regina. Lei sta a Roma finché è principessa, poi diventa regina. E non appena va in Svezia, la avvelenano. Cioè, ospita Cartesio, prima avvelenano lei e poi avvelenano Cartesio. Tanto per farvi capire di che tipo di tolleranza fosse nei confronti di questa comunità. Come del resto, muoiono male alcuni dignitari imperiali dell'impero asburgico, specialmente quelli che vanno ospiti a Praga dopo un certo periodo. Fanno una brutta fine. Non è il postino quello che ho detto. Io me ne accorgo che due volte sono il postino. Il mio sono due volte e poi se ne va quella posta. Sono in ritardo un attimo. Allora, quindi sotto questo profilo io, e chiudo qui, quello che vi invito ad avere come atteggiamento pregiudiziale, è brutto con le parole pregiudiziale, ma come atteggiamento di partenza, quando vi approcciate a queste cose, è capire e identificare la ricorrenza di schema, linguaggio, situazione, perché quello è l'indizio fondamentale, che non lo chiama principio di analogia. L'analogia è la regina della ricerca. Gli scienziati procedono per via analogica. Com'è che identificano le conseguenze degli esperimenti se non adoperano l'analogia? L'analogia è fondamentale. Il procedimento analogico è fondamentale. È il presupposto di qualunque procedimento logico. L'analogia viene prima della logica, nella stessa misura in cui l'estetica viene prima dell'etica. Sono i moti di dentro che si devono muovere. È il fatto che noi
che se abbiamo un pensiero simbolico abbiamo il meccanismo della corrispondenza, della complementarità, e quello è il pensiero simbolico. Il simbolo cos'era? Il simbolo è l'esempio della complementarità, perché era questa tesserina che veniva spezzata e così i messaggeri degli eserciti erano riconoscibili nei confronti delle persone a cui portavano i messaggi. Prima della guerra si spezzava una serie di tesserine, ogni messaggero aveva la sua, ogni generale aveva la sua. Quando il generale riceveva il messaggero e coincideva la tesserina, voleva dire che il messaggio era autentico. Trasportate questa cosa sul piano del procedimento mentale. Noi abbiamo il nostro pezzo di tesserina. Se sappiamo usare l'analogia, la corrispondenza, continuamente andiamo a sovrapporre queste tesserine su quelle che ci arrivano da fuori. E quindi continuamente aggiungiamo tesserine complete ai nostri mosaici, alle nostre ricostruzioni, ai nostri schermi. Questo è il tipo di percorso che all'inizio, come tante costruzioni della logica e della spiritualità, rimangono sotterranee. E che per iniziative, prima di Giordano Bruno e poi di tutti quelli che ne sono conseguiti, smettono di essere sotterranei, dovendo per certi periodi usare delle cautele. Addirittura lo stesso Giovanni Valentino Andreao scriverà nelle nozze climatiche di queste Rose Kreitz di non pensare che sia una cosa da sfruttare, è stato un libro, uno scherzo. Michele Maier scrive Silentium post clamores, chiedendo di tacere dei rosacroci perché sono un giochetto, quando affiora il pericolo, visto che c'è una coesione di poteri con i rosacroci. Vi ripeto, l'unica cosa in cui su quel periodo andavano d'accordo protestanti e cattolici era sul fotte dei rosacroci. Lì andavano d'accordo tutti, Vaticano, protestanti, per certi aspetti musulmani, ma certo parte. Pure Lutero c'ha la rosa della croce come simbolo. Lutero è considerato un traditore di rosa della croce. Innanzitutto le rose sono quattro. C'è una croce e c'è una rosa per ogni scomparso. Secondo di tutto, lui è considerato un traditore, perché lui attinge tramite la famiglia di Andreae al patrimonio della confraternita per la sua riforma. Però poi si allea Lutero, sì, diventa una struttura di potere ancora peggio di l'altro, perché si allea con i latifondisti tedeschi, con i margravi, con i baroni, comincia a perseguitare quelli che non sono protestanti, cioè comincia a fare tutta una serie di cose che lo pongono in urto frontale con... E quando morto Lutero i rosacroci si spezzano, i protestanti si spezzano in una serie di schegge impazzite, mistici come Huysbrecht, Valdesi, calvinisti, eccetera, eccetera. Il nonno di Andreae, Jacob Bohm, appena morto Lutero, tant'è vero che viene chiamato il Lutero di Turingia, nella zona dei rosacroci il protestantesimo è unificato da Jacob Bohm. Ma fuori dalla zona dei rosacroci si muove. Jacob Bohm è il nonno di Jacob Andreae. Ma fuori da quella zona lì sono guerra. E quando poi muore anche Jacob Bohm diventa in guerra anche lì, nel senso che cercano di perseguitare. All'inizio Lutero parte in una posizione, sai, è una cosa molto ricorrente nella storia, no? Cioè, voglio dire, uno parte in modo, poi non si sa come arriva. Le riforme, le rivoluzioni, le cose, partono sempre su pregiudizi etici, su presupposti etici. Ma il problema è che nulla deve partire su presupposti etici. Perché il presupposto etico è che io sono il buono e tu il cattivo. Ed è già sbagliato di per sé. Cioè, non ti può portare da nessuna parte questa cosa qui. Quello che ti può portare da qualche parte è il presupposto estetico, non quello etico. Quello etico non ti può portare da nessuna parte, che è uno dei motivi per cui io credo poco nei grillini, no? I grillini hanno una grande base molto onesta, hanno dei dirigenti molto, di cui si scoprirà tra poco, gli altarini,
ma soprattutto è il punto di partenza, che loro sono i buoni, gli altri sono i cattivi, che non funziona, non può funzionare, perché il presupposto, l'unico presupposto che può funzionare è stabilire cosa va bene per tutti, senza giudicare il prossimo, senza criminalizzare nessuno, senza fare queste operazioni che sono operazioni di doping, che servono a dopare le situazioni. Le situazioni diventano dopate, diventano e punto. Quindi prima o poi scoppiano. I rottamatori prima o poi. C'è quella famosa frase che i puri sono una cosa bella, però c'è sempre qualcuno più puro di pura. Sai, arriva sempre uno più puro di quelli che sono puri grigi. Domande? Allora, prima lui. Io volevo dire che sono rimasto bellamente stupito da tutte le argomentazioni, che sono molto 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 affascinanti, no? E siccome sono venuto da molto lontano, stanotte anche mi stanotte mi chiedevo, ma io che ci vado a fare a sentire questi tre? E questo è una bella domanda. Non è che mi serve l'auto. A volte me la faccio a dire, che ci vado a fare? Cioè no, per carità, E mi chiedevo, ma che ci vado a fare? Parto da lontano, vado a Bologna, sento questi tre signori, il risultato allo stato attuale è comunque positivo, e mi chiedevo, ma in questa cosa mi sfugge un anello, cioè che in queste cose ci dovrebbe essere una pedagogia, secondo me, da quello che mi pare di intuire, all'educazione e alla conoscenza di sé. Tutte queste cose sono affascinantissime, però il singolo, no? Che viene a contatto con tutte queste affascinanti argomentazioni, come fa a concretizzarle, diciamo così, anche se è un termine che rende poco? Ci ho appena scritto un libro di 2000 pagine. Sulla simbolica. Sì. Però non basta, perché ci vuole l'esperienza. Il giorno che io sarò convinto di aver scritto una cosa che basta, sarò. Cioè rendersi conto che se dico subito con quella bella serenità, io un giorno penserò di dire, sai, quest'ultima cosa che voglio scrivere basterà, e allora sentirò che mi stanno tumulando. Nel senso, no? Che una partecipazione dell'anima, del cuore a queste conoscenze, secondo me, io almeno la vivo così, deve essere implicita e coinvolgente fino in fondo. Ma quello sa. Ma questa è la prima ora, aspetti tutto. Vedrà quanto è coinvolto domani. In questa epoca è difficile. No, se ha avuto questo dubbio dopo Calderone, si aspetti un prossimo dubbio dopo Franceschini. Secondo me va via. Non è in realtà non è un dubbio, è una specie di misteriosa certezza. Scusi, tanto per curiosità, da dove viene? Dalla Calabria. Ah, ecco, senti qua, c'è proprio così. Sì, sì. Ma del sud, però. Le regità non è capito. Reggio. È un terrone, insomma. Io sì, sono sì. Terrone di noi altri. Io sono cosentino. Sì, sì. Allora, diciamoci una cosa che sta. Questi benedetti Rosa Croce, nell'85, con l'aria che tira, sono andati a casa, sono rimasti a casa loro. Cioè l'aria che tira è che al primo posto nella classifica dei libri c'è l'arte di sbattersi nel cazzo e all'ultimo posto ci sono io. No, io in realtà non ho mai scritto la Divina Commedia, non mi sento da ieri, cioè per carità, ma ne dico di più, e addirittura io vado a proporre in giro di pubblicare Saba Sardi e gli editori mi dicono caccia, anzi un editore mi ha detto che non sono scritti bene i libri di Saba Sardi. Ora uno può dire che non li capisce, può dire che non li condivide, può dire tutto quello che vuole, ma da uno che traduce da 6 lingue, scelto da García Márquez per tradurre i 100 anni di Salitudine, scelto da Pessoa per tradurre i 100 anni, scelto cioè uno così, e si alza uno, bello pettinato con l'occhialino rotondo, tanto intellettuale, e mi dice, sa, non sono scritti bene, io. E lei mi dice, ma sa, la pedagogia bisogna sentirlo col cuore, ma questa società è così?
e i Rosa Croce sono stati i primi a rendersene conto, ma con molto anticipo rispetto al povero Gianfranco Petolano, perché io nell'85 facevo il cretino per l'Italia, facevo lo yuppie e spendevo i soldi a macchine. Questi invece già capivano l'aria che tirava. Non so se mi sono spiegato. Quindi, amico mio, si fa quel che si può. Io ho iniziato a fare le cose che lei vede, feci una conferenza sulla conoscenza casuale nel 95. Sa cos'è la conoscenza casuale? È la radice del fatto che il mondo va avanti. Perché la radice del fatto che il mondo va avanti non è la conoscenza voluta, è la conoscenza casuale. È il fatto che lei sta cercando una cosa e ne trova un'altra. Si chiama conoscenza casuale. L'ho chiamata io così, non ce l'aveva pensato nessuno prima. E io feci un bellissimo dibattito col presidente dell'Amstrad d'Italia, che ai tempi era una multinazionale dell'informatica, che si chiamava ingegnere Ettore Accetti, era uno che andava sempre all'ospite da Costanzo, era figo lui, compagno di banco di Oliviero Toscani. Io invece, poverino, minus abens, mentecatto, sono andato lì a spiegargli che non è che bisognava avere tutta questa fiducia nel computer, perché il computer e i cosiddetti database sono la elisione completa della conoscenza casuale. È come l'aeroplano. Oggi nessuno di noi viaggia come viaggiava Giordano Bruno. È vero, Giordano Bruno parlava 6 lingue, però minchia, in ogni bettolo dove si sedeva doveva capire come chiedere da mangiare. Ogni passaggio che chiedeva doveva capire come chiederlo, e girando a cavallo, in carrozza, a piedi, vedeva tutti i posti, capiva tutte le cose. Tu che ti pigli l'aereo per andare a Roma è diverso. Eliminare la conoscenza casuale significa frazionare la conoscenza. E per quello che oggi ci sono gli scientisti che capiscono solo come si deve attaccare questo spinotto. Se poi gli chiedi, sì, ma se tuo figlio ti chiede come è nato, che gli dici? Impara il disco. Non sanno che cazzo dire. Sì. E per quello? Perché manca ormai l'elasticità cerebrale per essere ampi. Siamo una civiltà fatta di squadre e non più fatta di compassi. Non comprendiamo più la realtà, la misuriamo, no? Ho capito, ma in questo tipo di civiltà, secondo lei, quello che sto facendo io è facile? E questo è il problema. Poi io non le sto dicendo che è impossibile, io nel mio piccolo ci provo. Il problema è che non sono neanche Giordano Bruno, Salva Sarri, io non sono così. Sì, però mi ha spinto a venire da Reggio Calabria. Mi sono contento, io le fornirei dello Stato, ma siamo però solo io le ferrovie dello Stato, capisce? Cioè non c'è nessun altro che ha usufruito di questa sua soddisfazione. Perché? Perché questa società è costruita in base al pensiero magico. No, guardi, se mi compri il libro pure io sono contento. Poi però una scena. Posso fare io dopo Gianfranco per rispondere al signore? Era già previsto che fosse un po'. No, perché l'ho considerato quasi minaccioso. Posso? Cioè vuoi dare tu al posto mio? C'era, sì. Non vorrei elidere la domanda del signore. No, eri già tu secondo. No, vedo la... no, ci siamo messi d'accordo che facevo io, però guarda. Ah, voi fate questi accordi alle mie spalle. Andiamo bene. Ecco perché bisogna girare il mondo. Prego. Mi chiedevo perché la confraternita Rosa Croce a cavallo del 1600 ha deciso di venire allo scoperto con tutti i rischi del caso e perché proprio in quel momento. C'è un dato simbolico. Uno dei modi con cui Rosa Croce ha portato per il culo il mondo è anche un certo modo di essere occultisti. Di essere occultisti, esoterici. Che non lo era. Però gli serviva per far parlare di sé. Cioè John Dee, quando si presenta alla corte tedesca, si presenta con un piccolo insetto di metallo, uno scarabeo verde,
che vola davvero, che lui ha costruito perché era un ingegnere bravissimo, straordinario, e tutti quanti invece considerano una magia, no? Ora, era una cosmetica, cioè era un marketing, vogliamo chiamarlo così. Nel marketing dei rosacroci ci sta il fatto che in un certo anno, nel 1600 e rotti, un noto studioso degli astri, che cita più volte proclamato nei suoi libri, aveva previsto che ci sarebbe, non me lo ricordo adesso signore, ormai per poco. Come si chiamava quel famoso astronomo che aveva previsto la cometa? Tycho Brahe. Halley. Aveva previsto che ci sarebbe stata una certa cometa. Allora loro, pigliando per il culo anche le sovrastrutture del cristianesimo, a che l'hanno assimilata questa cometa? Alla rinascita del Pelicano, cioè di Gesù Cristo. No? E hanno detto, quindi è giusto che noi adesso portiamo questa conoscenza, perché realizziamo uno schema evangelico. Era marketing, è una cosmetica che hanno adoperato. E tu mi dirai, ma hanno adoperato questa cosmetica perché a monte c'era una scelta. E perché fanno questa scelta? Fanno questa scelta perché questa scelta avviene 2-3 secoli dopo, un paio di secoli dopo, credo, che si è affermata con successivi perfezionamenti una cosa in cui loro credono moltissimo, che è la stampa a caratteri morti. Ragazzi, era cambiato il mondo. La gente, per avere la Bibbia, se la doveva far copiare da un prete, da un monaco benedettino, andare lì e dire, senti, ti do questi soldi, me la copi tutta la Bibbia che la voglio avere a casa. Quando l'aveva a casa era già morto. Capite? Ecco perché ho citato Aldo Manuele. Personaggi centrali, gli stampatori. E poi gli editori e stampatori all'epoca coincidono, non sono due figure separate come adesso. Personaggi fondamentali, era cambiato il mondo, i libri potevano girare, per quanto tu li volessi vietare, perché era vietato ai cattolici avere la Bibbia a casa, come li controllavi tutte le persone? Era cambiato il mondo. I Rosa Croce, come Rosa Croce, nascono perché si possono stampare i libri, che non è un motivo propriamente spirituale, ma in parte lo è, perché nel loro presupposto che tutti riconoscono la bellezza, ci hanno bisogno di questa cosa o no? Prima non c'era, poi la vestono, dicono sta arrivando la cometa, Halley ha previsto, quindi il Pellicano risorgerà. Ma loro il Pellicano lo vogliono stampare, lo vogliono diffondere. E ha cambiato il mondo con quell'invenzione lì. Molto più di quanto non sia cambiato con il nostro computer, se ci pensate. Era un mutamento epocale. È lì la scelta di Giordano Bruno. E Giordano Bruno prima, se avesse voluto diffondere i suoi libri, peraltro la maggior parte stampati da Manuzio, avrebbe dovuto farsi ricopiare. Naumetria di Simon Studium, siccome lui non ha mai voluto trovare uno stampatore, io ce l'ho il manoscritto perché adesso finalmente è saltato fuori, ma è scritto da lui, quindi tu devi tradurtelo da lui, dalla sua calligrafia alla lingua. Poi siccome è latino, scritto da un tedesco del 600, vi potete immaginare, pensate come parlano l'italiano e i tedeschi, così capite un attimo. Poi te lo devi ritradurre, dopo che l'hai ritradotto lo devi anche interpretare però. Vedi, io sono andato a cercarlo. L'ho trovato sul sito della biblioteca del Gutenberg. Della biblioteca del Gutenberg. No. Però sì, l'ho trovato incomprensibile. Io 300 pagine ho già trovato,
il mio piccolo. Io, per l'amore di Dio. Però sono tenendo presente che sono 1900 e ci ho messo 3 anni, fatevi voi 4 conti, capite che è una cosa. No, anche perché uno intanto deve vivere, deve dare da mangiare al cane, devo fare i seminari, conferenze, scrivere libri, cioè non è che faccio solo quello. E quindi insomma è un po' complicato. Però questo per dirti che era cambiato il mondo. Perché di questo libro qui che è il Naumatria non ho saputo niente nessuno per 600 anni, per 500 anni, solo e soltanto perché non è stato mai stampato. Perché se fosse stato stampato, per quanto non c'era ancora internet, una copia di qui, una copia di là, una copia di là, Mein Kampf, nonostante sia proibito. No? Perché una volta che una cosa è stampata, è una cosa antecedente a internet. Adesso internet è una cosa che uno l'ha messo su Facebook, va bene. Però anche allora, se era stampato, era stampato. Per quanto lo potessero mettere all'indice, bruciarlo, farlo, eccetera, eccetera, qualche copia da qualche parte la trovare. Qualche copia da qualche parte. Altre domande? Prego. Se mi è venuto in mente adesso che lei ha risposto al perché proprio con l'avvento della stampa vulgare di immagini, oggi oggi invece c'è un surplus di informazioni che mescola, cioè come dire, tappa tutti i canali di. Oh no, lei che ne pensa? Che quello invece è l'unico lato positivo di quella roba. Per 3 ordini di motivi. Uno, perché elimina la possibilità di un pensiero dominante. Sembra che la gente invece pensa. Se ci pensa un attimo. 2, perché in realtà riamplia le possibilità di conoscenza casuale. È vero, oggi ogni testa di ombrello può scrivere su internet. Però è proprio perché ogni testa di ombrello può scrivere su internet che si ampliano le possibilità. Sembra strano, ma è così, perché si ripropone la possibilità di conoscenza casuale, tanto delle stronzate, ma tanto delle cose che servono, che prima era stata eliminata. Prima l'informatica viveva di database, tu ti cercavi le cose, eccetera, eccetera. Oggi non vive di questo, oggi c'è il navigare. No, il navigare è più dolce, come diceva Leopardi. E il navigare è tutto il contrario di tutto, e riporta quantomeno sul piano virtuale quella eliminazione, quella possibilità di conoscenza casuale eliminata nella realtà materiale. Quindi io sono contrario, al di là del fatto di dare la galera a chi offende, cioè di avere una possibilità di giustizia nei confronti dei reati, che oggi non c'è, ma al di là di questo sono favorevole che ognuno possa scrivere tutte le stronzate che vuole, tutte quelle definizioni bufale, non bufale, eccetera eccetera. Sono contrario, sbufalino pure tutto quello che vogliono. E invece ci stanno già abbastanza attrezzando per... Ma quello è il pretesto, cioè, bisogna vedere fino a che punto arriveranno. Quello è il pretesto. Queste sono le leggi fatte su misura. Loro applicano la tecnica degli appalti anche su fare le leggi. Gli appalti, quando io ero consigliere d'amministrazione alle Ferrovie Nord di Milano, io perché mi sono dimesso un mese dopo? Perché ti arrivavano i mandati degli appalti, diamo l'appalto a un signore alto, 1,25 m, con gli occhi azzurri, che la madre si chiama Eva e che abita via dei centri. E poi gli davo questo appalto. E io, cazzo, 20 giorni me ne sono andato. No? E così le fanno le leggi, no? Le leggi dicono, va bene, diamo l'appalto per trovare le bufole su internet e poi chi lo danno? A Palo Attivissimi? Al CICAP? Scusate, questi faccio... Io sottopongo a voi, teoricamente, le persone attratte dal mio tipo di reputazione su Borderline amano il complottismo. Non sto definendo i complottisti, io posso capire perché non c'è nessun complottista
qualche protesta? Se Piero Agila pubblicizza i corsi del CIC, che è un ente privato, a 700 euro a corso sulla sua trasmissione su Rai 1 senza pagare un cazzo alla SIPRA? Cioè, posso sapere perché è stato dichiarato di pubblica utilità il CIC? Riceve anche sovvenzioni statali? Informateci! Io voglio solo sapere. Poi che il CIPAC campi cent'anni, per me non è la prima volta che delle braccia si tratta dell'agricoltura, non è un problema. Ma cazzo, me lo volete dire perché? La SIPRA vive anche col canone che a me mi prelevano con la bolletta. Perché li devo dare agli amici di Piero Angela? Io voglio che faccia la pubblicità dei corsi del CIPAC, ma che la SIPRA gli stacchi la fattura. Perché non c'è nessun complottista che questa cosa la dice? 700 euro a corso, un corso di 4 giorni, 5 giorni. Com'era come il mio seminario? Siamo lì, non è che... Cioè, ieri l'altro giorno uno mi ha scritto, lei io non la stimo perché lei non fa le cose che fa gratis. A parte il fatto che a Border Night non mi paga nessuno, a Carteoro racconta non mi paga nessuno. Quando faccio conferenze serali, che le robe durano 2 ore, non mi paga nessuno. E non chiedo neanche soldi. Dice, ma i libri però li fa pagare. I seminari dove stai 2 giorni li fai pagare. Io penso a me, come è scritto, come questa specie di demone della donna di cosa. Poi, però con Piero Angela 700 euro un corso, con Grabovoi dalla Russia via Skype 1500